Well, what's challenging is the fact that I'm taking this role where a lot of people, a lot of great singers, a lot of great actors have done already. So it's probably to really try to put my Angunism here and there. So to make it more personal. But it's such a beautiful role, and Maddalena has the best songs, I have to say, the most iconic and the most famous songs. And so it's a great challenge. How did I prepare for the I watch of course a few renditions, a few versions, but at the same time I wanted to keep my version fresh of all these different influences. So I had to have the version of Yvonne as a guideline, because she is the original Maddalena, and I agree that she is actually irreplaceable. Well, I think the strength is really in the story, in the lyrics, in the melody. Jesus Christ Superstar is such a powerful piece of music. It's, normally nowadays when we think of musical, there's a lot of dialogues here and there. This is merely songs, and the songs are so well written. I mean, of course, it's Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, so you can't actually go more iconic or OG or you can't go bigger than that. But I think it's the songs speak, they speak for themselves, and it's really, I love the fact that it's a rock opera. I love the fact that this version of that we're playing is actually very close to its original version. So there's a lot of grit and there's a lot of tension, and the vocals are crazy. Lorenzo's playing Jesus is, it's the vocals are incredibly complicated, difficult, and Judas as well. And so for me, you know, Maddalena, I'm just walking around singing my songs and, you know, being a woman. It's nice. Yeah. I think the true power of this show is really that it's one of the really iconic. This Jesus Christ Superstar is, I think, one of the three most loved and important show, important musical in the world of musicals. And even I don't know, there's something really legendary about it, not just because it's we're talking about Jesus Christ, but because of it comes from the 70s, and you have Ted Neely, you have Yvonne, you have, it's really it comes from an era that was musically extremely interesting. And of course, when you have good music, we're in 2024, it's still relevant. So, you know. Ah, guarda, la sfida più eccitante, mi viene da dire, è proprio il fatto che dovessi impersonificare, insomma, un personaggio così importante, così anche ampiamente rappresentato da Ted Neely, anche e in maniera eccellente. Quindi l'idea di poter essere un Gesù nel 2024 mi ha aggradato tantissimo. Poi di avere i capelli lunghi, sicuramente questa è la cosa più bella, ma al di là di questo mi intriga molto la sua austerità e il suo essere così perentorio anche nella vocalità, però riesce sempre a dire quello che deve dire in modo giusto, e lo fa sempre nel modo giusto.
Non avevo mai visto il musical e non avevo visto mai il film, quindi è stato davvero importante per me iniziare proprio dal film e poi dal musical, e ho voluto insomma che anche la memoria, i movimenti fossero davvero la primissima parte per poi iniziare a godermi sul palco invece tutto quello che questo musical ti regala. E così è stato, e quindi oggi insomma durante gli ultimi allestimenti, le ultime prove, davvero riesco proprio già a essere dentro il personaggio, dentro lo spettacolo, che devo dire regala emozioni importanti. Credo che la forza musicale di Jesus Christ sia proprio il fatto che sia un'opera rock e che tratti questo tema così universale, così famoso, in una chiave diversa, in una chiave appunto emotiva che arriva in un modo diverso. Questo è sicuramente il segreto. E poi parlo personalmente, tutta la tessitura di Gesù, devo dire che ha degli acuti incredibili, degli sbalzi di note che davvero a chiunque insomma fanno davvero venire i brividi. Quindi in questo la musica davvero favorisce molto il musical e aiuta. Il vero potere di questo musical è sicuramente il fatto che si racconta costantemente una storia umana, così umana anche oggi nel 2024, nonostante si parli di un personaggio di 2000 anni fa che ha detto, che fa cose diverse magari lontane da noi, ma la sua umanità la si può ritrovare ancora oggi, anzi la si ritrova in ogni cosa che ci circonda, in un amico che ti chiede un aiuto, dal bisognoso per strada, o qualsiasi cosa, insomma quell'umanità colpisce ancora e c'è ancora oggi. Ma la sfida più stimolante è stata quella di ritagliare uno spazio per me stesso all'interno di un personaggio così ingombrante. E devo dire che grazie a Massimo Romeo Piparo e al maestro Friello ci sono riuscito, perché un po' aggiungendo dei dettagli che attengono alla cultura hip hop, come il fibbione, gli occhialoni che ho progettato e realizzato con la mia stampante 3D, e un po' portando alcuni suoni che sono caratteristici dell'hip hop della vecchia scuola a cui appartengo, ecco, riuscire a mettere degli elementi così caratterizzanti in una opera istituzionale, se vogliamo, come Jesus Christ Superstar, per me è stata una sfida che sento di aver vinto. Ripassando la canzone, fondamentalmente ripassando la canzone, perché è necessario avere intorno gli altri interpreti, avere la band che suona dal vivo per poter reinterpretare veramente Erode. Quindi solo in quel momento posso rimettermi in gioco, per il resto è la memoria della canzone, che fortunatamente è una. Beh, la forza è che sono dei pezzi rock scritti molto bene. Sono scritti veramente bene ed è tanta bella musica varia, con dei brani straordinari, con delle ballad memorabili, e è semplicemente scritto bene, ecco. E come tutte le cose, quando sono fatte bene rimangono e diventano iconiche e quant'altro. La fuffa vola via. Ma il potere di uno show come Jesus Christ Superstar è la sua attualità e il fatto che racconta storie di uomini. Lo stesso Gesù, non c'è un atto soprannaturale in tutta la rock opera, non succede niente di divino, se non l'umanità, che è la cosa più divina, forse vogliamo, per chi ci crede, che sia rappresentabile. Ed è rappresentata con grande efficacia, e nelle varie nuance dell'umanità stessa, in quelle pieghe sublimi o sordide che rendono gli uomini tali, che vengono rappresentate dall'essere abietto dei sacerdoti, dall'essere comicamente, non so neanche come definire, clownesco, l'ubriacatura di potere di Erode, il dilemma
struggente di Pilato, il dramma intimo di Giuda, che aveva un amico, aveva un grande amico con cui stava per fare la rivoluzione, e questo amico a un certo punto ha l'impressione che gli volti le spalle, perché quello che questo amico ha iniziato ad andare in giro a dire è difforme rispetto a quello che si aspettava Giuda nel suo progettare la rivoluzione, perché è una rivoluzione più grande quella che l'amico ha in mente e sta operando, e Giuda è presente e il suo ruolo è esattamente quello dell'amico tradito, ed è una cosa che a Giuda sta troppo stretta. E questa è una storia di umanità, la si può ambientare in qualsiasi epoca, durante qualunque conflitto, sotto qualsiasi regime politico possibile, che non cambia, perché è la storia dell'umanità.